Fase a gironi che ci propone oggi questo match davvero attesissimo. Pochi istanti ancora, HJK Helsinki che affronta la Fiorentina. Gara che si svolge sotto la pioggia con tutte le incognite del caso, a partire ovviamente dalla tenuta del terreno. Bentrovati da parte di Piero Cifardo e Lelia Dani, al quale è affidato il commento tecnico. Riflettori puntati sulla UEFA Europa League per questa sfida valida per la fase a gironi. Si affrontano HJK Helsinki e Fiorentina. Ospiti che hanno sfruttato al meglio il fattore campo nella prima partita. Vedremo se riusciranno a centrare la seconda vittoria di fila oggi. La grafica ci mostra l'11 titolare dei padroni di casa per questo match. Un 3-4-3 a trazione assolutamente anteriore è il modulo con cui scendono in campo. Le tre punte mi fanno pensare a una partita all'attacco da parte loro, Pier. Scelta interessante, vedremo poi se il campo darà loro ragione. Questo è l'11 titolare della Fiorentina per il match di oggi. Si gioca gara valevole per i gironi della UEFA Europa League. Non tengono questo pallone. C'è spazio per andare. Tiene palla, vediamo cosa combina. Sicuro l'intervento del portiere che va in presa. Occhio a questo giocatore capace di abbinare qualità e quantità come pochi, che può essere un fattore chiave per questa sfida. È in grado di seminare lo scompiglio nella difesa avversaria, ma perché è abilissimo con la palla. Se prende fiducia può risolvere la partita da solo. Palla spazzata in calcio d'angolo, intervento decisivo del difensore. Il primo corner del match è salutato dal boato del pubblico. Sanno che ci sarà da soffrire oggi contro un avversario che sulla carta è superiore. Occhio al pallone in mezzo. Prego, questo è un pallone importante in attacco. Sbaglia la misura del passaggio, possesso perso. Avanza a caccia di spazi. Possono passare in vantaggio. Cross che viene intercettato. Ha colpito bene, ma la mira non è stata all'altezza. Ha sfiorato il palo.
Può essere l'azione del vantaggio questa. E c'è il gol, trovano la rete che sblocca il risultato. Qui ha potuto colpire da pochi metri, il portiere non ha potuto fare altro che raccogliere il pallone in fondo alla rete. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Saul, occhio all'avanzata dei Viola. Recuperano il possesso interrompendo l'azione che stava diventando pericolosa. Palla interessante dello spazio. Palla che torna alla difesa avversaria. Nastasic. San Giusta. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Punta la porta. Intervento decisivo in area. Prova la botta. Tocco intercettato. C'è spazio per la ripartenza. Ha una grossa chance qui, attenzione. Palla in rete, trova il gol del più 2, vantaggio che comincia a farsi importante. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. Una volta tu per tu col portiere non ha avuto problemi ad infilarlo con una conclusione d'interno. Qui possiamo apprezzarla appieno. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Lavora di fisico qui. Superata la metà campo. C'è la conclusione. Potevano dimezzare lo svantaggio qui. Non è andato molto lontano dal bersaglio, eh. Guardi i tifosi, erano già pronti a scattare in piedi. Tornano in possesso di palla. Cercano di rendersi minacciosi nell'area avversaria. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. C'è la possibilità del contropiede. Pericolo scampato per il momento, ottimo lavoro difensivo. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. L'arbitro chiude le ostilità per quanto riguarda questo primo tempo. Il match di oggi per lui è in salita, non sta rendendo come il suo solito e la squadra ne risente. La sua squadra è sotto nel punteggio e lui non sembra in grado di lasciare il segno. Per il momento non è ancora mai riuscito ad impensierire la difesa avversaria. Non puoi toccare così pochi palloni e aspettarti di portare a casa la vittoria. Si gioca gara valevole per i gironi della UEFA Europa League. Cross che viene intercettato. Ha colpito bene, ma la mira non è stata all'altezza, ha sfiorato il palo.
Può essere l'azione del vantaggio questa. E c'è il gol, trovano la rete che sblocca il risultato. C'è spazio per la ripartenza. Palla in rete, trova il gol del più 2, vantaggio che comincia a farsi importante. Superata la metà campo. C'è la conclusione. Potevano dimezzare lo svantaggio qui. Non è andato molto lontano dal bersaglio, eh? Guardi i tifosi, erano già pronti a scattare in piedi. Secondi 45 di questa sfida valevole per il girone di UEFA Europa League. Ottimo intervento in copertura. Può andare in porta qui. Palla che finisce sul palo, occhio alla deviazione. Se la cavano senza problemi. Deviazione del legno decisiva sulla conclusione di prima per impedire al pallone di entrare. Portiere non ci sarebbe mai arrivato. Ottimo il pressing organizzato dalla tre quarti avversaria. Puntuale qui il difensore che sventa la minaccia. Può andarsene in velocità. E c'è il gol, il vantaggio comincia a farsi davvero pesante. Un gol all'apparenza facile, e non poteva sbagliare da quella distanza. Ha mantenuto la calma e non ha lasciato scampo al portiere. Ora conducono per 3-0. Recuperano palla. Potrebbe andare verso la porta. Ottimo il tuffo del portiere. Allenato. Sceglie questo cambio. L'appoggia corta. Pallone troppo prevedibile questo. Non si fa sorprendere. Cambia qualcosa il tecnico della Viola. Tiro dalla bandierina corto. Può girarla.
usa bene il fisico qui. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Non perdetevi il prossimo incontro, sempre qui su EA TV. Vi piace il calcio? Volete vedere giocate spettacolari, tanti gol? Sapete cosa fare. Occhio qui al contropiede, la difesa messa male. Perdono palla, niente ripartenza. Sceglie bene il tempo e intercetta un pallone che era pericoloso. Palla in mezzo, intercettata senza problemi. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Brutto passaggio e possesso regalato. Non controlla, si trascina la palla. Fuori, decisivo qui il pressing. Ed ecco che viene effettuata una doppia sostituzione. Ancora 5 minuti da giocare. La mette sulla corsa del compagno. Aspetta il momento giusto per colpire. Guadagnano un corner qui. Preferisce il tocco corto. Può segnare da lì. Ferma tutto con un gran tackle. Prova il blitz in avanti. Finisce qui con la testa della formazione ospite per questo successo. 2 su 2, non potevano sperare in un avvio migliore. Vediamo se riusciranno a fare un percorso netto e vincere anche la prossima. Perché sono decisamente carichi e non mi stupirei se arrivassero altri 3 punti, Pier. Può davvero essere soddisfatto della sua partita. Voti altissimi in pagella, senza dubbio. C'è la sua firma su questa vittoria, Pier. Per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno. E i difensori se lo sogneranno anche stanotte. È stato un vero incubo per loro. Cross che viene intercettato. Ha colpito bene, ma la mira non è stata all'altezza. Ha sfiorato il palo. Può essere l'azione del vantaggio questa. E c'è il gol, trovano la rete che sblocca il risultato. C'è spazio per la ripartenza. Palla in rete, trova il gol del +2, vantaggio che comincia a farsi importante. Superata la metà campo. C'è la conclusione. Potevano dimezzare lo svantaggio qui. Non è andato molto lontano dal bersaglio, eh? Guardi i tifosi, erano già pronti a scattare in piedi.
e c'è il gol, il vantaggio comincia a farsi davvero pesante. Potrebbe andare verso la porta. Ottimo il tuffo del portiere. L'allenatore sceglie questo cambio. Non si fa sorprendere. Just a couple of questions for you. That'll be all. Thank you so much.